Velocissimamente. Allora, grazie. L'emendamento di fatto, per carità, è corretto, però anche sull'altra discussione delle proposte di libri di iniziativa popolare avevamo fatto lo stesso ragionamento. Allora, quanto insomma sentito anche dagli altri colleghi, non è che trova accoglimento da parte mia di più, nel senso perché le piattaforme. In questo caso addirittura di democrazia digitale devono ovviamente essere dell'amministrazione. Non è un caso che, scusate il gioco di parole, in questo caso se apriamo il portale, la piattaforma online sta all'interno del portale istituzionale Roma Capitale, è stata sviluppata da Roma Capitale e quindi è gestita da Roma Capitale. Quindi si parla appunto del tema della sovranità tecnologica e all'interno del codice dell'amministrazione digitale già la priorità è quella del riuso da questo punto di vista e non è un caso che appunto la piattaforma delle petizioni online noi abbiamo dato l'indirizzo quando abbiamo trattato l'altra delibera di estendere quindi la piattaforma interna anche alle proposte di libera di iniziativa popolare proprio per riutilizzare nello sviluppo una piattaforma che già Roma Capitale aveva, quindi è condivisibile, come dire, dal punto di vista della discussione questo tema, che è però la direzione che abbiamo preso. Quindi, secondo me, questo emendamento al momento non è accoglibile, quindi se voteremo astensione. E voglio fare anche rilevare una cosa, però, proprio a livello di dibattito e chiudo. Anni fa, nel 2012, se non ricordo male, Finlandia fu modificata la Costituzione per consentire a piattaforme esterne di poter presentare proposte di legge e con firme digitali, però da piattaforme che non erano quelle dell'amministrazione, però dando una certa validità. Ecco, noi in questa delibera non ci siamo spinti fino a quel punto ancora, cioè stiamo semplicemente dicendo Roma Capitale sul portale istituzionale, quindi solo piattaforma pubblica, piattaforma dell'istituzione, no, fa questo tipo di attività e quindi consente l'esercizio di questo diritto. Altri stati addirittura consentono di riconoscere e mettere quasi sullo stesso piano anche la partecipazione digitale che avviene al di fuori, ripeto, e quindi che possa in qualche modo avere e produrre un effetto all'interno dell'amministrazione. In questo caso, in questa delibera, questa attività non è prevista, cioè non è previsto che si dà un riconoscimento, un valore, insomma, alle piattaforme anche terze. Quindi c'è comunque un rafforzamento dal mio punto di vista con questa delibera del principio della sovranità tecnologica. Quindi questo emendamento voteremo astensione. Grazie.